vive. Inseguiamoli. Tutti siamo coscienti che aspettavamo questa santa notte per poter riprendere un po' la nostra vita di sempre. La tradizione tropeana da tanti secoli ha fatto
questo cammino che stiamo facendo noi questa sera, in compagnia però di un uomo condannato a morte e di una madre afflitta. I tempi non sono cambiati da allora fino ad oggi. Quante persone morte e quante mamme afflitte. Eppure la nostra fede ci esorta a confessare che Gesù è morto, sì, ma è morto per noi. Fu crocifisso, ma non per sua colpa, per le nostre colpe. Questa sera noi vogliamo commemorarlo e la nostra presenza così numerosa e così da lunga attesa, già 2 anni e più, vogliono dire che in questo Cristo noi crediamo, noi speriamo, noi vogliamo vivere con Lui e con la Madre Sua, Maria. Siamo qui, davanti al Calvario, quel Calvario unico di Gerusalemme dove Gesù fu crocifisso e noi lo abbiamo rappresentato con il nostro silenzio, con le nostre luci, con la nostra devozione, con i nostri suoni, ma dobbiamo saperlo accompagnare soprattutto con il nostro cuore, con la nostra vita buona cristiana. Non possiamo perderci noi tropeani da questo Cristo che da secoli cammina per le nostre strade, che da secoli ci invita a meditare sulla sua morte e passione, che da secoli si fa uno di noi in mezzo alle nostre strade, alle nostre case. Questa sera sì, è unica speranza nostra questo Cristo, è la speranza che noi tutti vogliamo per superare il dolore, le afflizioni della vita, le incomprensioni, le inimicizie, e le nostre sono celebri. Vogliamo con questo Cristo ricominciare un'esperienza nuova di vita, un qualcosa che cambia, ma che cambi il cuore prima, per poter cambiare le nostre azioni e la nostra mentalità. Cristo è morto per noi, ma la sua morte ci ha assicurato che la nostra morte non è per sempre. La sua morte è la vita che ha voluto offrire a noi, il suo sangue è la benedizione su di noi. Il suo Calvario è quel gesto di un amore infinito, perché non è un amore di uomo, è un amore di un Dio che guarda tutti, conosce tutti, ama tutti e per tutti ha voluto soffrire. Questa è l'esperienza di questa sera. Ma oltre alla morte di Gesù c'è la figura di una madre mesta, una madre vestita di nero, come tante nostre nonne nei tempi antichi, donne che hanno sperimentato il dolore e le afflizioni, ma donne che hanno saputo andare avanti, tirare avanti. Sono le nostre sante donne che hanno fatto sì che il nostro paese potesse per ora rifiorire. Sì, siamo in uno sviluppo eccezionale, ma non crediamo che tutto sia sviluppo.
Noi dobbiamo crescere nel nostro cuore, dobbiamo crescere nel nostro paese, dobbiamo crescere nelle nostre virtù, nella nostra bontà, nel nostro servizio, nel nostro lavoro. Niente ci viene da fuori se non lo creiamo noi con il nostro impegno. E l'impegno lo dobbiamo mettere ai piedi di questa madre che guarda il suo figlio morto della morte atroce della croce. Non era una morte qualunque, era uno strazio infinito. Sì, Gesù è rimasto 3 ore sulla croce, ma che dolore, quanto dolore. E per chi? E perché? Se fosse finito su quella croce, noi saremmo ancora condannati. Quel dolore, quel sangue, quello spasimo dura nella nostra fede, come questa sera siamo qui davanti a Lui per poter camminare insieme a Lui. E allora la nostra promessa è già la nostra presenza, la nostra promessa di una vita migliore, più sana, più cristiana, più vicini tra di noi, senza beghe, senza rincrescimenti, senza rancori, senza odi. È questo che una mamma ci chiede, la mamma Maria, e ce lo chiede in nome di questo suo figlio. Finalmente abbiamo rivisto e rivissuto questo momento così nostro, così tropeano, nel silenzio. E permettetemi di dire, perché anch'io sono tropeano, che forse mai abbiamo fatto una processione così ordinata, tutti gli anni dietro a Gesù e dietro a Maria. Abbiamo tante volte promesso, sì, ora si tratta di mantenerle quelle promesse. Davanti a loro ci comportiamo bene, ma insieme con loro, portandoli nel cuore, nella mente, con qualche preghiera, dobbiamo continuare a saper vivere la nostra vita umana e cristiana. E il mio sincero augurio di buona e santa Pasqua a tutti voi. Che ricominciamo subito.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Thank you.
Fate passare, ascoltate che devono passare la parola, fuori programma. Un canto alla Madonna, è vero? La Madonna che si congeda da Gesù. La Madonna che si congeda da Gesù. È il nostro fra Giuseppe che lo intona e lo canta. Serve anche a tutti noi a dispedirci da Maria e da Gesù. Vi dico già fin d'ora, entreranno in chiesa solamente i portatori con le statue e la porta sarà blindata. E qui interpreto i sentimenti di tutti voi, è come se fossimo la Madonna che si dispiace di allontanarsi dal sepolcro. Purtroppo gli apostoli diciamo, la sottraggono. Dal tuo sepolcro non vo partire senza morire, senza l'alma
non lo facciamo, ma un applauso se lo meriterete. Grazie, Giuseppe, grazie. Il signor Sindaco ci dice solamente due paroline. Il signor Sindaco mi dice intanto grazie per aver aiutato Padre Francesco in questa solenne cerimonia che ci mancava tantissimo. La città ne avvertiva il bisogno, io per primo come vostro rappresentante mi sono ho manifestato al Vescovo, a Padre Francesco, l'esigenza, la necessità avvertita, palpabile della città di ritornare a quella che era uno dei riti più sentiti, più amati, più apprezzati da tutto il nostro popolo. Quindi l'emozione stasera è stata tanta. Ora ci dobbiamo congedare e vi raccomando di prestare la massima attenzione, ci stiamo liberando dalla pandemia, ma ancora bisogna essere un attimino attenti, cauti, quindi seguiamo con scrupolo le indicazioni date da Padre Francesco, quindi entreranno dentro in chiesa le statue e nessun altro dovrà in questo momento accalcarsi all'interno della chiesa. Quindi, grazie, buona Pasqua a tutti voi e cerchiamo di conformare la nostra vita a quelle che sono le indicazioni del Cristo che si è sacrificato per noi. Devo felicitarvi del vostro impegno, cominciando dai portatori, da quelli che hanno organizzato, quelli che hanno fatto che questa manifestazione riuscisse così gloriosa. Cominciamo dai più piccoli, dai Boy Scouts. Sono loro quelli che ci hanno fatto strada, ci hanno incamminato. E poi, una delle poche volte che l'abbiamo fatto in perfetto silenzio, forse quei 2 anni che ci mancava questa protezione della Madonna e del Signore morto, ci ha insegnato qualcosa. Seguirlo nel silenzio e nella meditazione, con una piccola preghiera di tanto in tanto. Grazie anche alla banda, sempre pronta, sempre disponibile e sempre ben accordata, quindi siamo andati bene. Ai portatori li ringrazio personalmente, ma dopo, fateli passare. Che volete che vi dica? Grazie a tutti, grazie alla protezione civile, grazie ai vigili urbani, grazie ai carabinieri, grazie a quelli che hanno messo le luci, le feste, grazie a quelli che si sono affacciati anche dai balconi, che hanno messo la loro voce, la loro musica. Grazie a tutti voi. È vero che ci mancava, però quest'anno possiamo essere orgogliosi di aver fatto una processione veramente bella, silenziosa e raccolta. Ora vi chiedo, fate un bel applauso e dispediamoci da Gesù e da Maria con questo lungo e grande applauso. Non possiamo toccare e non dobbiamo toccare. Lasciate che passino loro e vi auguriamo veramente una grande Pasqua. Una Pasqua di gioia per ogni famiglia, una Pasqua che vi dia serenità, salute, che vi dia anche la gioia di ritrovarci insieme e poter festeggiare nel nome del Signore. Grazie a tutti e buona sera. Passato. Aspetta.